Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale dell'Umbria. Apriamo dalla pagina Covid con le nuove disposizioni del governo che prevedono da ieri l'abbandonamento dell'obbligo del Green Pass e quindi la mascherina obbligatoria soltanto in alcuni luoghi al chiuso. Sentiamo quale, Alessio Romanelli. È stato normale e super acceso, infuocate polemiche tra favorevoli e contrari e qualcuno se l'è fatto addirittura tatuare sul braccio. Da ieri però il Green Pass è solo un lontano ricordo per il sollievo dell'Italia intera che comincia a intravedere la strada dell'uscita dall'emergenza sanitaria. Il certificato verde dovrà essere esibito soltanto per l'ingresso nelle RSA. Le nuove disposizioni in vigore dal 1 maggio valgono per tutti i luoghi dove fino a ieri era obbligatorio mostrare il certificato, dai ristoranti al cinema. Inoltre, a partire dalla giornata di ieri, si è detto addio alla mascherina negli stadi, nei bar, nei ristoranti, nei negozi e nei centri commerciali, mentre rimane obbligatoria la FFP2 fino alle 15 giugno per poter accedere a palazzetti, teatri, cinema, locali di intrattenimento, scuole, mezzi del trasporto pubblico e ospedali. Per quanto concerne i luoghi di lavoro, non c'è più l'obbligo, ma solo una forte raccomandazione. Riguardo i viaggi, dal 1 maggio è decaduto il Passenger Locator Form, il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per chiunque voleva entrare o partire per l'estero. Prorogata al 31 maggio invece le disposizioni per gli arrivi dai paesi esteri che prevedono il Green Pass o un tampone rapido. La prossima scadenza sarà quindi quella del 15 giugno, quando l'Italia dirà ufficialmente addio alle mascherine anche in tutti i luoghi al chiuso. Alla stessa data verrà meno l'obbligo vaccinale per gli over 50, le forze dell'ordine e i lavoratori delle scuole. Il 31 agosto invece scadrà la procedura semplificata per lo smart working, mentre il 31 dicembre scadrà l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e i lavoratori di ospedali ed RSA. Andiamo adesso a vedere i numeri del bollettino ufficiale di oggi, lunedì 2 maggio. Nessun decesso nelle ultime 24 ore tra presenti affetti da coronavirus. Sono 224 le persone complessivamente ospedalizzate, di cui 5 in terapia intensiva più 1 rispetto alla giornata di domenica. Gli attualmente positivi scendono a 11.787, meno 47 nelle ultime 24 ore, 431 guariti. Vedete, sono 384 i nuovi casi di positività, con un complessivo numero di 1.592 tra tamponi molecolari e antigenici. Alla Perugina, Nestlé, anche per il mese di maggio sarà invece previsto l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine per salvaguardare i dipendenti, ma in generale tutti coloro che vengono allo shop della Perugina, con l'inaugurazione di oggi del nuovo spazio aziendale, come ha ricordato Marco Muratori, l'ANS, la Nestlé cerca di tutelare il più possibile i lavoratori. Il Covid, ha spiegato il direttore dello stabilimento Perugina Nestlé, ha un impatto importante, il Covid ha avuto un impatto importante, ma tutte le azioni messe in pista hanno permesso di non avere un impatto sui dipendenti, è stato quindi minimo sullo stabilimento, dove ricordiamo in occasione dell'inaugurazione del nuovo spazio aziendale è stato ribadito l'obbligo anche per il mese di maggio di utilizzo delle mascherine. Ancora pagina Covid per ricordare che da oggi il drive-thru del distretto assisano si sposta dal Pale 20 al Santa Maria degli Angeli, all'ex sede universitaria dei Sapori situata in via del Caminaccio, sempre Santa Maria degli Angeli. La nuova postazione sarà raggiungibile dall'uscita di Assisi Santa Maria degli Angeli Sud e restano invariati gli orari di attività dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11 del mattino. Ancora Assisi, per parlare del grande evento di ieri, la festa del 1 maggio, che è stata l'occasione per tornare sui concetti di precarietà, purtroppo, sul lavoro e anche sui concetti legati alla pace e alla crescita del Paese. Sono intervenuti i tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sballa, Pierpaolo Bombardieri, alcuni delegati sindacali che hanno offerto la loro testimonianza, naturalmente presenti anche i tre segretari generali dell'Umbria, della CGIL, CISL e UIL, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari. Il 1 maggio è una giornata fondamentale, hanno detto i tre segretari regionali, per la democrazia e per la Repubblica fondata sul lavoro. Quest'anno Assisi lo è ancora di più per il messaggio universale che è partito da Piazza San Francesco. L'Umbria è terra di pace, è importante che proprio dalla città di San Francesco si alzi la voce del mondo. Queste sono le immagini proprio della manifestazione di ieri, con l'intervento anche del segretario nazionale della CGIL Landini,
il messaggio di questo primo maggio innanzitutto che bisogna fermare questa guerra assurda, ricordato Landini, voluta da Putin, e impedire che diventi una guerra mondiale. Perché da quando parlano inglese le condizioni sono peggiorate. E in italiano c'è una situazione molto precisa. La gente non è in grado di arrivare alla fine del mese. Questo è quello che sta succedendo. E allora c'è bisogno che in Europa e in Italia si sostenga il lavoro e si sostengano le pensioni. Questo è il passaggio dell'intervento del segretario generale CGIL Landini, che ha ricordato che bisogna affermare la centralità del lavoro e dei diritti, una politica che superi la precarietà. Questo è uno dei momenti del grande evento di ieri ad Assisi, in occasione della festa dei lavoratori del primo maggio. Problemi per altri lavoratori, dipendenti delle biblioteche comunali di Perugia, come segnala la CGIL, c'è stato un ennesimo cambio di appalto e di un servizio pubblico, quello del sistema delle biblioteche del comune perugino, e ci sono diverse situazioni di stallo per alcuni posti di lavoro. Questa situazione di continui cambi, fa sapere la CGIL, di affidamento del servizio pubblico, ha prodotto la perdita del posto per gli operatori storici del servizio, alcuni anche con 20 anni di anzianità ed esperienza, e per 7 di loro anche la perdita di ogni forma di reddito da gennaio 2022, quanto segnala la FICAMS CGIL di Perugia, che sin dall'inizio della vicenda ha affiancato i dipendenti, lavoratori e lavoratrici della società uscente, e ha cercato di garantire il riassorbimento da parte del nuovo soggetto appaltatore, la società Conser. Parliamo adesso dell'accordo di collaborazione firmato questa mattina a Palazzo Gallenga, nella sede dell'Università per Stranieri, tra Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Umbria Jazz. C'è per noi Paola Costantini. Il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ed il presidente della Fondazione Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi, hanno siglato questa mattina a Palazzo Gallenga un accordo di collaborazione con la volontà di intensificare la qualità e la quantità delle iniziative che già si svolgono in partenariato, specie in ragione della proiezione internazionale che caratterizza l'attività dei due prestigiosi organismi territoriali. È un'istituzione importantissima, storica di questa città. È una istituzione votata all'estero, diciamo così, come votata all'estero Umbria Jazz. Quindi è un matrimonio naturale, per così dire, tra due grandi istituzioni che possono proiettare Perugia e l'Umbria all'estero. L'accordo nasce dal fatto che abbiamo voluto organizzare il raduno dei nostri ex alunni dal 5 al 7 luglio proprio per collegarci ad Umbria Jazz. Quindi l'idea è di fare sinergia, di fare squadra, in modo che i nostri ex alunni che torneranno a Perugia per il raduno possano poi partecipare ad Umbria Jazz e restare in città qualche giorno in più. Io credo che questo sia l'inizio di una collaborazione, perché se le realtà del territorio fanno realmente squadra e lavorano assieme con delle progettualità concrete, le potenzialità per portare tante persone in più in questo territorio ci sono. Quest'anno è un ottimo programma. Tutto sta a vedere quanta disponibilità economica avranno le tasche degli italiani una volta pagato elettricità, gas e fatto il pieno alla macchina, per venire ai nostri concerti, ma questo non dipende da noi. Io ieri, vedendo Piazza San Giovanni gremita dopo 2 anni, diciamo che l'ho presa come un ottimo auspicio. Noi quest'anno torneremo nel centro storico a pieno regime, quest'anno sarà una Umbria Jazz solita, quindi con formula come dal 2019 precedenza. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto tutto, adesso speriamo, incrociamo le dita e speriamo che da qui a luglio quantomeno la situazione rimanga quella che è. Ecco. Firmato il protocollo di intesa tra agenzia, dogane e monopoli
dell'Umbria e il Comune di Città di Castello per contrastare il commercio illegale derivante dalla realizzazione e commercializzazione dei beni contraffatti. L'accordo a durata triennale sigla sinergia di forze tra i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e la Polizia Locale della città tifernata. Sottoscrivere l'intesa il Sindaco e il Direttore Territoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli Toscana e Umbria. La lotta alla produzione e vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione, origine e qualità rispetto a quanto dichiarato, ovvero degli esercizi che operano nel rispetto delle regole della reale concorrenza, è fondamentale e si rivolge in questo caso il protocollo all'acquisto di beni da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità. Questa sera andremo a parlare del Festival delle Nazioni, la 55esima edizione dedicata alla Spagna, la storica manifestazione Tifernate che renderà omaggio quest'anno alla Spagna. Torniamo però alla cronaca e andiamo ad Assisi, dove il personale della Polizia di Stato del Commissariato Assisano, a seguito di una richiesta di aiuto al numero di emergenza, è intervenuto nei giorni scorsi per denunciare un 86enne che avrebbe molestato a più riprese una donna nei pressi della stazione. Puntualmente, appena la donna arrivava ad Assisi per motivi di lavoro, veniva raggiunta dall'uomo e quindi molestata. Già era stato protagonista in passato, l'86enne, di episodi analoghi. L'uomo è stato inviato a presentarsi all'ufficio del commissario d'Assisi, è stato deferito all'autorità giudiziaria. Tra poco nella foto dovremmo vedere anche il capriolo che è stato salvato nelle ultime ore dai vigili del fuoco di Terni. Eccolo qui, il capriolo caduto nelle acque del canale di Recentino, nei pressi di Ponte San Lorenzo. L'animale è stato trovato stremato e freddolito ed è stato tratto in salvo utilizzando tecniche SAF fluviali da parte dei vigili del fuoco di Terni. Torniamo tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale dedicata al volley e al calcio. Parleremo di gara 1 di finale scudetto persa dalla Sera Perugia con la Lube, ma naturalmente siamo soltanto al primo match, e poi il bilancio del derby, ma anche le prospettive in Serie B per Perugia e Ternana. Tra poco con lo sport. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. Con assistenza limitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2. Il tuo partner tecnologico in Umbria. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Fortinfissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Fortinfissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, centro commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto. Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza. Con professionalità e creatività, lo staff Franca Provò ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il centro commerciale Emisfero. Pizzeria Ristorante Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.
con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Maghera. Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano. Apriamo dal volley, dalla finale scudetto, gara 1 persa dalla Sierra Perugia alla Palabarton al quinto set contro la Lube Civitanova. C'era per noi Elena Ballarà. Inizia con un grande spettacolo ma anche con un grande rammarico il percorso della Sir Perugia in queste finali scudetto. Gara 1 qui al Palabarton questa sera sold out, si è conclusa con la vittoria della Lube al tiebreak. I parziali 17-25, 28-26, la seconda frazione che si è chiusa ai vantaggi ed è stata poi vinta dai padroni di casa che hanno chiuso anche il terzo set 25-20 per poi cedere il quarto parziale alla Lube 17-25. Nel tiebreak al cambio campo la squadra di coach Gian Lorenzo Blengini era avanti di 4 lunghezze, 4-8, poi un grande recupero dei padroni di casa e poi alla fine la vittoria della Lube 13-15. Per quanto riguarda il computo dei muri vincenti, 11 quelli di casa bianconera contro i 7 della Lube, 4 gli ace della Sir contro i 9 servizi vincenti messi a segno dalla Lube, che vince con merito, con un 52% di efficacia in attacco a fronte del 42% dei Block Devils. Gara 2 è in programma all'Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì prossimo alle 20:30. Ci è mancato tutto. Queste partite qua è chiaro che c'è poca bellezza. Cioè, se tu guardi un po' anche negli altri sport, quando c'è una finale e c'è troppa posta in palio, è chiaro che sono tutti un po' tesi, un po' meno sciolti, un po' meno liberi, un meno concentrati, ma io veramente non mi aspettavo dalla mia squadra un approccio a una finale così, cioè sembrava un amichevole, sembrava che siamo entrati in una partita completamente fuori focus, completamente senza concentrazione, cioè senza ricordarsi cosa dobbiamo fare, cioè abbiamo fatto 13 errori il primo set. 13 errori in primo set, come fai a vincere contro una squadra normale con 13 errori e non con una Lube che gioca finale scudetto? È impossibile, per non contare dei palleggi o degli appoggi o delle cose che eravamo imprecisissimi. Cioè, io mi meraviglio che siamo riusciti ad arrivare anche a tie break. Cioè, abbiamo rischiato di vincere una partita dove loro hanno strameritato di vincerla e nonostante, magari dobbiamo partire da questo spunto qua. Dobbiamo partire dal punto che nonostante abbiamo fatto una partita da dimenticare in tutti i fondamentali, soprattutto in attacco, ma anche in mille altre cose, cioè che siamo comunque riusciti a... siamo riusciti ad arrivare in tie break. E se non fossero altre due imprecisioni, tipo facciamo bene la battuta e poi non riusciamo a prendere una palla che appoggiano di qua, cioè saremo qui a parlare di una vittoria. Però, come ho detto, faccio spunto da questa cosa qua per arrivare a resettare tutto come dobbiamo farlo da semifinale in poi, non solo, e pensare ad andare là e ribaltare ancora il risultato a nostro favore. Queste dunque le parole dure di Gerbic contro la sua squadra per una prestazione che assolutamente non ha soddisfatto il tecnico della Sir Perugia. L'appuntamento chiaramente con la seconda gara di finale scudetto per mercoledì alle 18 a Civitanova. Adesso parliamo del calcio, del derby perso dal Perugia questa sera a Grifo Stadium a partire dalle 21:15 dal centrocampista del Grifo Salvatore Burrai e dopo il KO con la Ternana, però il Perugia è ancora in gioco per la zona playoff, vuole agganciare
il Frosinone. Per farlo deve battere il Monza venerdì sera e sperare una sconfitta proprio della squadra di Grosso in casa con il Pisa. Battere il Monza e sperare che il Frosinone perda contro il Pisa. Dopo la sconfitta nel derby per il Perugia, la speranza playoff si è ridotta al lumicino, ma comunque in un campionato così equilibrato tutto può succedere. I biancorossi riprendono oggi a lavorare in vista della gara di venerdì sera al Curi, con fischio d'inizio fissato per le 20:30. La formazione di Giovanni Stroppa arriverà in Umbria con la consapevolezza che un successo vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Significa che manca una partita e bisogna fare di tutto per poter portare a casa questo risultato. Mi auguro che ci sia la consapevolezza nell'andare a Perugia, avere questo coraggio, questa serenità mentale, permettetemi anche di dire serenità mentale a fare il nostro gioco, che diventa fondamentale, si chiama consapevolezza. Quindi qualsiasi cosa possa succedere, consapevolezza nel fare le cose. Massimiliano Alvini dal canto suo dovrà invece rimettere insieme i pezzi dopo il KO di Terni e valutare in questi giorni la formazione migliore da schierare in campo dal primo minuto. Il Perugia infatti non avrà niente da perdere e quindi non è da escludere che il tecnico biancorosso possa confermare il 4-2-3-1 visto durante il secondo tempo del derby. Di certo c'è che ritroveranno posto dall'inizio Falzerano, Segre e De Luca. Due video postati su Instagram dal presidente della Ternana che annuncia l'obiettivo della prossima stagione delle ferie della Serie A. Allora, buonasera. Sono in una trattoria diciamo napoletana, perché sto festeggiando la vittoria del derby. In realtà sto festeggiando la sconfitta del campionato. Niente vittoria tra il primo e il secondo posto e niente playoff. Quindi sto festeggiando la vittoria del derby, che è un po' come levarsi la sete col prosciutto. E dato che mi devo levare la sete col prosciutto, sono venuto in questa trattoria dove il prezzo massimo è 7 euro e mi trovo bene così, perché quest'anno abbiamo fatto un campionato da 7 euro. Noi dobbiamo sì tifare Ternana, ma poi alla fine essere anche concreti quando evidentemente non si può più ottenere nulla, e non è la fine del nostro avversario che fa iniziare la nostra vittoria. Il prossimo anno io voglio vincere il campionato, o meglio, io voglio andare in Serie A. Io non voglio sentire se e ma. Per me mi dispiace per chi scende dalla Serie A e mi fa tanto piacere per chi arriverà dalla Serie C, ma non me ne può fregare di meno. Il campionato di Serie B è un campionato sinceramente di poco conto, di poco valore, mi scuseranno tutti gli altri presidenti, e gloria a chi vince, ma chi perde è proprio un coglionazzo. Detto questo, il prossimo anno noi faremo di tutto per andare in Serie A, perché coglionazzi siamo già stati quest'anno. Arrivederci a tutti. Dalla Serie B e dalla Ternana al Gubbio. Gubbio che ha vinto la prima partita degli spareggi playoff nel girone di B di Serie C, vittoria sulla Carrarese per 1-0, che viene commentata così dal tecnico rossoblu Torrente. Mi fa piacere aver battuto un altro record, però andiamo avanti. Prima di iniziare a parlare della partita volevo ringraziare i tifosi per l'omaggio che mi hanno fatto, è stato veramente bello, vi ringrazio di cuore. Che cosa le hanno regalato? Ha regalato un quadro di Sant'Ubaldo, quindi mi ha fatto molto piacere, perché comunque sono devoto e mi ha fatto molto piacere. Parliamo della partita. L'aveva inquadrata, aveva fatto i raggi X a questa Lucchese, gran bella squadra, gioca sì, benissimo. Sarà. È uscita la Lucchese e potevamo uscire noi, voglio dire. Sì, ha fatto, no, è stata una partita difficile. Sì. Sapevamo delle loro qualità, è una squadra che ha fatto bene il campionato come noi, è una squadra molto aggressiva che è difficile da affrontare. Noi sul piano del gioco oggi un passo indietro, però abbiamo saputo soffrire, abbiamo avuto alla fine primo tempo un'occasione con Ridolfi, loro hanno avuto un paio di
di occasioni. Noi siamo stati bravi a gestire la partita, la prima volta quest'anno che siamo stati bravi a gestire. Di solito noi non siamo capaci a gestire le gare, invece siamo stati bravi oggi. Queste sono le parole di Torrente, dunque sul successo sulla Lucchese del Gubbio, che troverà il Pescara nel prossimo turno dei playoff promozione di Serie C. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il TG dell'Umbria si rinnova questa sera alle 19, vi aspettiamo, un proseguimento con i nostri programmi.